La Vigor per Conti si scopre capace di saper soffrire e di prendersi la vittoria anche quando è il cuore a dover sopperire alla tecnica. Nel big match di un pomeriggio piovoso, i Blaugrana piegano infatti l'Accademia Calcio Roma, prendendosi tre punti pesantissimi, che sfuggono dalle mani dei ragazzi di Mister Moro al termine di una gara dalla quale i padroni di casa escono sì senza punti, ma con tante certezze in più nei propri mezzi. L'avvio sembrerebbe subito di marca ospite e infatti al quarto a Carino ci prova già su punizione e sempre da calcio piazzato arriva la prima vera occasione del match. È il sesto quando Pocci non è perfetto sulla battuta di Rossi, superandosi però sul tapin dei Guitarelli. Andata un passo dal vantaggio, la Vigor però cala e la gara prende via via la strada dell'Accademia Calcio Roma. Le occasioni latitano e se Blaugrana ci provano ancora con Timperi dalla parte opposta del campo, Tedesco prova invece a correggere in rete la ribattuta della punizione di Onori, spedendo però il suo destro alto sopra la traversa. La squadra di Moro sembra avere però un piglio migliore e se la prima frazione si chiude nel suo segno, l'avvio della ripresa non è da meno. Già al terzo Mascoli scuote i suoi dal torpore e chiama la presa Martini. Ma per vedere il match cambiare bisogna aspettare l'undicesimo. Entrato da appena 5 minuti, De Persis si abbatte come un fulmine nel cielo già grigio sulla Vigor per Conti, inventandosi letteralmente l'Eurogol che fa crollare la parità e mette meritatamente in avanti l'Accademia Calcio Roma. L'1-0 mette la gara sui binari dei padroni di casa che sentono di essere in fiducia e spingono tra il sedicesimo e il ventunesimo. Ci sarebbero anche le occasioni per imprimere ancora di più la propria impronta alla gara, ma prima Cricco non approfitta dell'uscita a voto di Martini, poi Nuovo caccia sull'esterno della rete il bel filtrante ricevuto da Micheli. Sono errori che pesano e vengono scontati, perché al ventitresimo la Vigor torna completamente in partita. Sulla punizione lunghissima di Panonna, la difesa dell'Accademia si perde Pantano, che scivola oltre le maglie bianche e davanti a Pocci pizzica il pallone, ristabilendo la parità. L'1-1 accende un finale dove Blaugrana rimangono anche in 10, ma nonostante l'ingenuità che porta Carino anzitempo sotto la doccia, i ragazzi di Miccio riescono anche a piazzare il colpo del sorpasso. È il 32 quando in cerca il diagonale al quale Pocci si oppone sul pallone che rimbalza davanti la linea di porta. Pantano prova ad andare in tapin, ma viene fermato dall'intervento di Zilibut. Il direttore di gara è lì e indica il dischetto, estraendo anche il rosso all'indirizzo del numero 2 di Moro. È rigore e dagli 11 metri, con E non sbaglia, riscrivendo la trama di una gara che la Vigor per Conti si prende in un viaggio dall'inferno al paradiso durato 80 minuti. Vincono i Blaugrana che fanno 3 su 3 e mettono in fila un altro big match. Dopo Urbetevere e Carzo cade anche l'Accademia Calcio Roma. Ma il finale, non inganni, se i ragazzi di Miccio sembrano avere effettivamente un altro passo rispetto a tutte le altre concorrenti, quelli di Moro hanno dimostrato ancora una volta di poter sognare in grande.